ha vinto quello che forse ha avuto il merito di attaccare, la volontà di non essere secondo a nessuno, anche quando magari certe volte le circostanze sembravano sfavorirlo. Credo un giro vinto non solo da Pantani, e proprio ci tengo a dirlo, ma da tutti quelli della mia squadra, che dalla prima tappa all'ultima hanno veramente sacrificato il loro giro, pensando soprattutto a me, pensando di proteggermi quando lo era opportuno, cercando di consigliarmi in camera con l'esperienza di uomini come Potenzana, come Conti. Ringrazio tutti, e soprattutto ringrazio la mia voglia di fare, la mia voglia di dimostrare di essere ancora forte nonostante quello che mi era successo. E quindi una vittoria veramente importante, che sicuramente mi dà la soddisfazione e la gioia di vedere questo sport ancora in una maniera più bella di quando l'ho vista fino a pochi giorni fa. E sono sicuro che questo sport veramente può riservare agli spettatori, non solo da Pantani ma da tutti, delle grandissime emozioni, perché è uno sport, forse uno dei pochi sport rimasti veramente duri, difficili, e questo la gente lo vede, lo sente. Basta che ci siano le circostanze, i percorsi e i corridori che abbiano voglia, come credo ci siano, di dare spettacolo. Questo è uno sport sicuramente che ha ancora tanto da dare, tanto da fare scoprire a tutti gli appassionati di sport. Abbiamo Bulbarelli con Pantani in diretta, la prima intervista alla nuova maglia rosa. Te, Auro. In diretta con il dominatore della tappa del Gran Sasso, Marco Pantani. Eri atteso e non hai deluso le aspettative. Sì, devo dire che questa mattina, guardando un po' il clima, mi ero un po' spaventato, perché la paura del freddo era tanta, e è andata abbastanza bene, anche se abbiamo preso la pioggia tutto il giorno. Il freddo, diciamo, intenso è stato solo qui negli ultimi 10 chilometri, e comunque è andata bene così. Insomma, io ho provato negli ultimi 2-3 chilometri nella parte più dura, è andata abbastanza bene. Ieri hai detto: spero non mi attacchino, ma spero di attaccare, e così è stato. L'ultimo a cedere è stato Ivan Gotti. Ma io non mi aspettavo di fare un attacco oggi, come ho detto. Non è che si preparano a tavolino le cose. Oggi ho visto che nel finale non stavo così male, e quindi ho provato per vedere un po' come erano le mie sensazioni, quelle degli avversari. E quando si può bisogna approfittare, perché quando possono gli altri approfittano. Auro, scusami, sì. puoi chiedergli, a un certo punto c'è stato un gesto di stizza verso Gotti, che cosa è successo? Non ho capito la domanda. A un certo punto Pantani ha avuto un gesto di stizza nei confronti di Gotti, che non gli dava il cambio, mi è sembrato. Puoi chiederglielo? Subito. Marco, dalle immagini sembra che tu abbia avuto un gesto di stizza nei confronti di Gotti. A un certo momento, lo confermi? Non è un gesto di stizza, a un certo punto siamo rimasti in due, e nella parte, diciamo, dove scendeva, ho chiesto una collaborazione, e lui ha accennato di no, e questo sicuramente è chiaramente un momento di disappunto, perché sai, quando ci si trova magari in un paio, insomma, si cerca, soprattutto ancora agli inizi così, si cerca di collaborare, insomma. Non è che chiedevo che mi tenesse l'andatura, però insomma ognuno fa la sua corsa, insomma. Domani c'è la cronometro. Domani la cronometro. La gente si chiede: il giro è già finito? No, il giro non è ancora cominciato.